Il 2022 sarà ricordato quasi certamente per la Gronda Nord. Nei prossimi mesi, infatti, almeno tre quarti della bretella che collega le varie provinciali tra Casalmaggiore e Viadana saranno completati, tenendo conto che il tratto di Casalmaggiore è invece ancora indietro e per il momento sembra ancora utopia. Intanto, però, con gli 880.000 euro ricevuti dalla Regione Lombardia, Casalmaggiore è pronta per risistemare il primo tratto verso Quattro Case, nato male nel 2009 a causa di lavori non eseguiti all'epoca a regola d'arte. L'ingegner Piccioni, incaricato dal comune per, diciamo, redigere il progetto definitivo ed esecutivo del rifacimento della Gronda Nord, quella che va dalla Sabbionetana, dalla rotonda della Sabbionetana alla rotonda di Quattro Case. Stiamo parlando di quello che è, diciamo, rovinato, diciamo, è una parola quasi, quasi buona, è arrivato e quindi procederemo, dopo averlo approvato in questi giorni, procederemo poi alla gara d'appalto per il rifacimento intero della strada. Dopodiché abbiamo già preparato una convenzione affinché, come era già stato promesso nel 2007, la Gronda Nord passi alla provincia di Cremona per competenza, anche perché unisce due strade provinciali e di urbano ben poco, non essendoci neppure una casa. Sempre nel 2022 Viadana realizzerà il suo tratto, quello finale. A quel punto l'opera sarà compiuta o quasi, tenendo conto sempre del tassello mancante, quello della cosiddetta tangenziale di Casalmaggiore. Esattamente, è un accordo di programma del 2001, autocisa, doveva fare la famosa tangenziale di Casalmaggiore dalla Sabbionetana alla Asolana, ma purtroppo siamo ancora in alto mare, mentre Regione, Province e Comuni avrebbero dovuto fare gli altri lotti. Lotto 1 e lotto 2 sono già stati fatti. Il lotto 3 nel piano Marshall, la regione, un po' tutto il traffico pesante, ma probabilmente anche leggero, sarà più invogliato ad andare per quel tratto di Gronda anziché fare tutte le frazioni di Casabellotto, Roncadello, Cicognano.